C'è chi sogna con la matita in mano e chi lo fa con la testa tra le stelle. Capita poi che questi due modi di sognare si incontrino e nasca un fumetto ambientato sulla Stazione Spaziale Internazionale, in cui Ratman e Paolo Nespoli lavorano fianco a fianco. Uno è l'eroe maldestro, l'altro l'astronauta esperto. Si ritrovano insieme grazie a Leo Ortolani, che firma la graphic novel C'è spazio per tutti, in uscita per Panini a fine anno e la cui anteprima è stata presentata a Romix, il festival del fumetto e dell'animazione di Roma. Ratman vola nello spazio, come ci è finito? Ma per caso, come al solito, cioè lui si infila un po' dappertutto e va rimosso, però questo è il problema. Solo che prima di rimuovere Ratman ci vuole un po' di... ce ne vuole, ecco, se ne vuole. Io sono messo 20 anni per rimuoverlo dai miei impegni e lui improvvisamente è scappato via nello spazio con Paolo Nespoli, quindi vedremo come ne usciranno entrambi. In ogni caso, sgombera il campo Ortolani, Ratman sarà un eroe a modo suo. Ma eroe, adesso bisogna vedere eroe per cosa, insomma per ora non sappiamo assolutamente cosa succederà e cosa farà. Diciamo che lui ci crede di essere un supereroe pur non avendo nessuna qualità, però questo fatto di credere in se stesso lo ha sempre aiutato molto e credo che sia una cosa importante anche per chiunque. Insomma, lo stesso Paolo mi racconta appunto che lui, credendo nei suoi sogni, e lui è diventato astronauta. La parola sogni è ricorrente, anche perché affrontando i temi legati allo spazio la fantasia si mette subito in moto. E come comincio a parlare di spazio vedo questo luccichio negli occhi, vedo questa voglia, vedo questa scoperta di avere all'interno un motore che ti porta a voler conoscere, a voler rompere le barriere, a volerti proiettare. Quindi sono assolutamente sicuro che i ragazzi di oggi, come sempre, sono come noi, sono come i supereroi, sono quelli che andranno nel futuro nello spazio e ci porteranno lontano. Magari verso altri mondi, Ortolani ne è convinto. Tra qualche anno vivremo tutti nello spazio? Secondo me sì, anche perché tutti forse no, perché ovviamente sulla Terra qualcuno deve pur restare. Però se pensate, allora mia nonna era nata nel 903. Nel 903 c'è il primo volo dei fratelli Wright. E è morta a 100 anni, nel 2003, e c'era la Stazione Spaziale Internazionale. C'è il primo volo di Gagarin nel 61, dopo 20 anni parte il Columbia, 20 anni esatti, proprio il 12 aprile dell'81 parte il Columbia. Queste sono cose che fanno pensare, quindi adesso noi siamo nel 2017, nel 2037, come dicevo prima, io non sicuramente no, perché sono limitato, ho paura, diciamo la verità, ho paura a volte anche, cioè, la prima volta che ho volato, mi sono sollevato dall'aeroporto di Bologna, con la mia fidanzata che è diventata mia moglie a fianco, ho detto dai vieni con me in America, ma certo, io a momenti ho avuto un attacco di panico, ho controllato in maniera signorile, però mano sudata, ho cominciato a sudare e poi ho volato per altre 7 ore, una cosa terrificante, però i miei nipoti molto probabilmente voleranno come io adesso volo, adesso ovviamente questa paura non ce l'ho più, meno male, però come io volo in America in 7 ore, loro voleranno in 3 ore, chissà, su qualche stazione spaziale in orbita o anche sulla Luna. Intanto a volare in orbita è Ratman, protagonista dei fumetti di Ortolani dal 1989. La sua saga sembrava terminata e invece va avanti. È finita la sua serie, chiarisce Ortolani. Questa enorme storia di 20 anni finisce, ma ne vivrà delle altre. Insomma, tornerà sicuramente. Quello che succederà nello spazio con Nespoli ancora non lo sappiamo, però grazie a C'è spazio per tutti, Ratman farà conoscere a tantissime persone la Stazione Spaziale Internazionale. Cos'è questa Stazione Spaziale Internazionale? Perché c'è un sentimento verso queste scoperte scientifiche che è un po' così, un po' di accettazione, ma se io penso che alzo gli occhi e lassù ci sono 6 persone che stanno volando intorno alla pianeta, a me mi vengono come si sa parma, gli sgrisoni, insomma, perché è una cosa assolutamente fuori dal comune. Però, come tutte le cose fuori dal comune, alla fine poi uno si assuefano a quest'idea, non lo so, e poi magari, non so, è preso dai problemi suoi, perché ovviamente ognuno di noi ha i propri problemi. Sarebbe importante che un minimo di attenzione in più venisse portato, un minimo di attenzione, e così anche cercare di spiegare cosa succede su questa stazione spaziale. Io cercherò con i miei mezzi, che sono comunque limitati a quelli del disegno e del racconto, di farlo capire in qualche maniera. Ecco, speriamo di riuscirci, anche perché con Ratman in mezzo non è mai detto l'ultima parola. Fumetto e spazio, apparentemente lontani, anche se in realtà non lo sono poi molto.
Sicuramente lo saranno molto meno dopo C'è spazio per tutti, considerando anche che una copia della graphic novel volerà con Nespoli sull'ISS durante la missione Vita, in partenza durante l'estate. Beh, l'incontro con Leo Ortolani, che è uno dei pilastri del fumetto italiano, quando mi hanno detto che c'era questo progetto con Leo Ortolani, io sono rimasto impressionato da questa cosa. L'incontro è stato molto bello, perché ci siamo trovati, abbiamo cominciato a parlare di spazio, abbiamo cominciato a sognare assieme, e io mi sono divertito a parlare di spazio e lui si è divertito, si è trovato calato in questo mondo, e l'ho visto già che ha cominciato a disegnare, che ha cominciato a pensare, l'ho visto perso. È stata una cosa molto bella, è stata una cosa interessante, dove questi due mondi si sono uniti e alla fine hanno visto che non erano poi lontani uno dall'altro.